Toponomastica, quindi Piazzale Tecchio diventerà via Scarelli e via Vittorio Emanuele III anche vicino al comune, no? Via Vittorio Emanuele III abbiamo già deliberato, dobbiamo fare solo la cerimonia e quindi siamo contenti che si sostituirà con via Salvatore Morelli. Tra l'altro ricordo che Vittorio Emanuele fu un protagonista anche lui da quel punto di vista di una pagina buia e poi ci sono già altri luoghi intestati. Invece la notizia di oggi che abbiamo voluto dare insieme a Nico Pirozzi, che Piazzale Tecchio, tra l'altro Tecchio esponente di punta del fascismo e una delle pagine più buie del nostro paese, verrà sostituita con Piazza Ascarelli. C'era una richiesta di intestare un punto della città ad Ascarelli, quello credo sia tra l'altro il migliore per l'emblematicità, per il tipo di sostituzione che viene fatta e perché è stato anche il primo presidente della società Calcio Napoli, e quindi là ci troviamo accanto allo Stadio San Paolo. Quindi porterò in commissione toponomastica questa proposta e cerchiamo di fare al più presto. Sindaco, tante le iniziative sulla memoria, quanto sono importanti mentre c'è ancora chi parla di razza? E credo che sia assolutamente fondamentale non solo ricordare i crimini, le tragedie, i disastri che sono avvenuti non solo per responsabilità di qualcuno, ma di milioni di persone, i campi di sterminio, i campi di concentramento, le deportazioni di persone che venivano considerati malati mentali, rom, omosessuali, ebrei. Bisogna ricordare, bisogna approfondire, bisogna raccontare. Perché quello che è accaduto nel Novecento non accada mai più, e mai come in questo momento che in modo grave, scellerato, immorale, irresponsabile, addirittura chi si candida a guidare importanti istituzioni del nostro paese utilizza in modo spregevole il termine razza. Quindi bisogna sempre lottare per i diritti e per l'attuazione della Costituzione, e questa città ce l'ha nel DNA, nel suo elemento costitutivo. Perché siamo medaglia d'oro al valor militare proprio per le 4 giornate di Napoli, 28 settembre, 30 settembre 43, prima città d'Europa che si liberò da sola dal nazifascismo con una ribellione popolare.